Allora, Francesco, terza edizione, com'è andata? Ah, è andata alla grande, è un progetto novello ancora, ma cresce in maniera impressionante, forse nemmeno noi ce lo aspettavamo, e questo grazie soprattutto ai primi protagonisti che sono i ragazzi, che hanno più da insegnare a noi allenatori che noi a loro, e poi grazie anche ai genitori che credono nel nostro progetto e ci sostengono. Ti vedo emozionato, non è la prima volta? Ah sì, per noi è un'esperienza completamente nuova. Fare il giocatore è completamente diverso che allenare i bambini, quindi è più emozionante questo, ti posso garantire, che scendere in campo davanti a 20.000 persone. Adrian? No, si è emozionato perché quando uno diventa vecchio si emoziona, lo posso dire. Perché tu invece sei giovane, io dentro. Inizio a essere vecchio anch'io, quindi è quello. Ma se vai a correre tutti i giorni? È perché mi sta crescendo la panza, per quello. Quindi... No. Adrian, ci sono anche tutti i genitori stasera. Sì, questo ci fa piacere perché noi vogliamo questo, vogliamo che i bambini si divertano tra di loro, che siano insieme, però penso che la forza di questi bambini sono i genitori, perché in queste quattro settimane abbiamo trovato dei bambini tutti educati e questo ci fa molto piacere, e questo è un ringraziamento che faccio ai genitori, perché se sono loro educati vuol dire che a casa si educa bene i bambini. Questo è un applauso che è il nostro Stras. Un applauso a tutti i genitori. Terza edizione, ci sarà anche la quarta? Ah, sicuramente, il progetto continua ad andare avanti, e ringraziamo i tanti sponsor che ci aiutano, perché comunque sia ci danno la possibilità di investire in questo progetto, e quindi sì, ora ci rilassiamo un pochino, ma poco, perché ripartiamo subito per il campionato, per la nostra professione, insomma, e durante l'anno sicuramente ci prepareremo per una nuova edizione, sempre con qualcosa in più da proporre ai ragazzi. Sì, Francesco ha detto tutto, io voglio ringraziare tutte le famiglie, voglio ringraziare lo staff perché quest'anno... Adesso lo chiamiamo. Sì, no, io li ringrazio già prima perché dopo inizia certo. La tarantella che parla e non li voglio sentire più. Siamo cresciuti, quindi siamo contenti. Dietro agli allenatori ha lavorato come Oriano, Paolo, Mattia, che sono delle persone stupende. Platone che deve ancora arrivare. No, hai detto che li chiami dopo, quindi vengono loro. No, siamo veramente contenti. Il prossimo anno sicuramente ci saranno delle novità, speriamo che tanti bambini vengano. E accettiamo le critiche, perché sì, ci sono delle critiche, come ho sempre detto, è giusto che le famiglie ce le tirano fuori, perché noi il prossimo anno vogliamo essere ancora migliori di quest'anno, quindi io con questo chiudo, ringrazio tutti, buone vacanze e speriamo di vederci presto il prossimo anno. Grazie. Grazie, buonasera a tutti e buona serata, grazie.